In questo video andiamo a vedere passo dopo passo la coltivazione del pomodoro dalla semina alla raccolta, ma attenzione, questi consigli sono validi sia che tu coltivi un orto sia che tu voglia coltivare la tua prima pianta di pomodoro sul balcone di casa. Se poi vorrete coltivare pomodori comprando le piantine già fatte, puoi saltare la parte sulla semina grazie ai capitoli scorrendo il cursore fino al trapianto a terra. Se questo video ti interessa, lascia un mi piace e partiamo! Nel primo giorno di coltivazione del pomodoro, la prima cosa da fare sarà andare a seminare i nostri pomodori. E per fare questo possiamo, diciamo, intraprendere diverse strade. Possiamo utilizzare delle vaschette come questo, seminando diversi pomodori a spaglio in ognuno di queste vaschette, appunto. Oppure possiamo direttamente seminarle in dei vasetti, come questi qua. Ma ancora potremmo seminarli dentro ad un contenitore come questo. Si chiama plateau di alveoli, perché sono tanti piccoli bucherelli, che ad un certo punto assumerà questo aspetto quando le piante saranno cresciute. Queste hanno ancora un po' di tempo e poi da qua le dovremmo portare qua dentro. Ma vediamo insieme come si seminano i pomodori. Prima di tutto è importante avere un terriccio che sia abbastanza soffice, come questo qua. A questo punto andiamo a riempire il nostro contenitore. Non dobbiamo mettere troppo terriccio, deve essere la quantità giusta, quindi una volta riempita la vaschetta andiamo a premere leggermente il terriccio all'interno, perché ovviamente vogliamo che ne contenga una buona quantità, e poi lo ricopriamo di nuovo per livellare la superficie. A questo punto io faccio una leggera pressione per abbassare un pochino il livello, non di tanto. E una volta aperta la busta, questo è il movimento tecnico per far scivolare verso il basso tutti i semi. Una volta aperta, li andremo a far cadere sulla superficie del nostro terriccio senza esagerare, non vogliamo mettere troppi semi per ogni vaschetta, ne vogliamo mettere una ventina più o meno, forse un po' di più, chi lo sa, non li ho contati. A questo punto mettiamo da parte la busta coi semi e diamo una leggerissima spolverata di terriccio sopra ai semi appena disposti nelle vaschette, senza metterne troppo perché non vogliamo rendere troppo difficile la loro germinazione, anche perché qua dentro non ci staranno per sempre. Li abbiamo seminati a spaglio perché una volta spuntati li trasporteremo dentro a dei piccoli alveoli come questi qua che vi ho fatto vedere, oppure ci sono anche delle vaschette più piccole delle dimensioni di questi, come ad esempio questi che ne contengono soltanto 8, ma sono più che sufficienti per un utilizzo casalingo. Questo genere di coltivazione implica appunto un passaggio in più, quindi una volta che saranno spuntati qua li dovremo mettere in un alveolo o anche in un vasetto. Se vogliamo saltare questa fase e andare direttamente nel vasetto, riempiamo allo stesso modo anche questo vasetto con il terriccio, diamo una leggera pressione, ne mettiamo un altro po' per fare il livello. A questo punto con il nostro ditino facciamo un buco al centro profondo circa 1,5 cm. Riprendiamo la nostra busta dei semi e prendiamo 2 o 3 semini. 2 o 3 semini. E li poniamo nel buchetto e copriamo il buco con un pochino di terriccio. Una cosa importante che vi consiglio di fare è quello di segnarvi su un'etichetta che poi andrete a mettere nel vasetto la varietà, altrimenti farete un sacco di confusione, almeno che non ne coltivate una varietà sola, allora ok, ma vi consiglio fortemente di ricordarvi cosa è seminato dove. Per quanto riguarda il vasetto, avete visto che abbiamo messo 3 semi per un vasetto singolo. Una volta che saranno spuntate le nostre piantine, andremo a scegliere quella più bella e toglieremo le altre 2, così da dare spazio e far sviluppare completamente la piantina che ha più vigore. Quindi metto da parte tutto ciò. Ovviamente, siccome un alveolo contiene meno terriccio di quello che può stare dentro ad un vasetto, qua dentro ci staranno per un tempo minore, si svilupperanno di meno le piantine. Se le volete far sviluppare di più, vi consiglio di coltivarle nel vasetto, altrimenti potreste estrarre la piantina, riempire un vasetto con del terriccio e ripiantare la piantina nel vasetto, così da avere più spazio, più terriccio e più nutrimento per far crescere la vostra pianta ancora un po' di più. Se lo fate a livello hobbistico, diciamo che questo è un passaggio abbastanza inutile. Per un corretto sviluppo dei vostri semi di pomodoro, vi consiglio alcune condizioni necessarie. Ad esempio, l'ambiente deve essere luminoso, la luce dovrebbe essere diretta. Se le piantine inizieranno ad allungarsi molto, è perché non
ricevono abbastanza luce. La temperatura minima non dovrebbe mai essere inferiore a 12 gradi centigradi. Le piante di pomodoro non vogliono assolutamente che la temperatura scenda al di sotto dei 12 gradi. Le temperature ottimali per uno sviluppo abbastanza rapido sono intorno ai 20 gradi. È importante inoltre che ci sia un'umidità costante, che non vuol dire che dovete affogare le vostre piante. È molto importante che siano costantemente umide, ma non eccessivamente bagnate. E poi, per far sì che non si sviluppino muffe o altre brutte malattie, è importante che ci sia un ricircolo d'aria e che non ristagni e non rimanga tutto lì a marcire. Dopo 30 giorni dalla semina dei nostri pomodori, ci dovremmo trovare con una cosa del genere. Queste piantine sono state seminate infatti il 23 di febbraio e oggi è il 20 e qualcosa, 21 di marzo. Quindi più o meno è passato un mese e questa è la grandezza giusta per passare dall'alveolo al vasetto. Oltre alle nostre piantine avremo bisogno di un po' di terriccio da travaso, che è leggermente diverso, ora vi spiego cosa c'è dentro, e dei vasetti. Questo terriccio ha la particolarità di avere due o tre elementi in più rispetto a quello da semina che lo rendono un po' più adatto per la crescita di piantine un po' più grandi. Per esempio all'interno vedrete che contiene la perlite, questo è un elemento che lo rende più drenante e leggero. E in più ho messo un po' di humus di lombrico, quest'ultimo darà una leggera spinta alle nostre piantine facendole crescere forti e sane. Vado a riempire il vasetto, anche qua diamo una leggera compattata non eccessiva, e poi con un dito faccio un bel buco profondo. Questo perché dobbiamo interrare completamente la nostra piantina. Questo è come si presenta dopo un mese di crescita. Ha colonizzato per bene tutto l'interno dell'alveolo, sviluppando le sue radici. A questo punto lo andiamo a mettere nel vasetto, piantiamo anche un po' profondamente. Vedrete che in pochi giorni prenderanno un sacco di vigore queste piantine e inizieranno la loro scalata verso la crescita di pianta grande. Mettiamo lì, ne prendiamo un altro bucone. A circa 60 giorni dalla semina dovremmo avere un risultato come questo, delle piantine ben sviluppate, pronte ad essere piantate a terra. E quindi adesso parliamo del trapianto a terra, come farlo e quando farlo. Come abbiamo detto più volte, uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione per un corretto sviluppo delle piante di pomodoro è la temperatura. Quindi è importante che anche quando faremo il trapianto, che sia in una serra o che sia fuori, dobbiamo considerare che le temperature minime notturne siano intorno ai 12 gradi. Questo dipende ovviamente anche da dove vi trovate in giro per l'Italia. Per quanto riguarda il trapianto vero e proprio, invece, adesso vi mostro come io vado a trapiantare le mie piantine. Per quanto riguarda la preparazione del terreno, vi rimando ad un video che ho fatto di recente nel quale ne parlo approfonditamente. Vi lascio il link qua sopra, da qualche parte potrete cliccare e andare a guardarlo. Il necessario per trapiantare i vostri pomodori è molto basico e vale sia che li piantate a terra che in vaso. Ovviamente avrete bisogno di una palettina, delle vostre amate piantine e un po' di concime organico. Io utilizzo dell'humus, che è il migliore, diciamo. Nel vaso ovviamente dovrete riempirlo con del terriccio adatto, probabilmente del buon compost. Non comprate cose troppo economiche perché poi ve le ritrovate. E è molto importante fare una buchetta che sia abbastanza profonda. A questo punto prendiamo la nostra pianta, poiché la dobbiamo piantare molto profondamente, almeno fino a quest'altezza, no? Questo perché il pomodoro ha tutti questi piccoli pelini lungo lo stelo, se vengono a contatto col terreno possono radicare, quindi una volta che l'avremo sotterrata radicherà tutto lungo lo stelo, aumentando l'apparato radicale. Allora vado a togliere questi rametti, si possono anche togliere così a mano perché sono molto piccoli, e poi metto una palettata di humus nella buchetta al piede della mia piantina. Metto una manciata di terra per mescolare un pochino l'humus e a questo punto vado a mettere giù la mia piantina. Possiamo riempire la buca e io in questa fase faccio un piccolo cerchio intorno alla pianta in modo da favorire l'irrigazione. Ecco, magari se l'acqua ha un po' più di spazio per fermarsi e penetrare è sicuramente meglio. Quando si va a trapiantare più di una piantina, vogliamo sapere quale distanza mettere tra una piantina e l'altra.
Io consiglio una distanza tra i 50 e i 60 cm tra le piantine, si può arrivare fino ai 30 cm. Ovviamente questa distanza dipende da tanti fattori. Tanto per cominciare, se facciamo una sola fila come sto facendo io nel mezzo alla nostra proda o se ne facciamo due. Con una fila possiamo mantenere una distanza più ristretta, con due file sarebbe meglio allargare un pochino le distanze. Ma in più la distanza indica anche la quantità d'aria che poi va a ricircolare tra le nostre piante. Quindi se abbiamo un clima un po' più umido sarebbe meglio lasciare più distanza tra le piante per far circolare più aria e così ridurre il rischio di malattie fungine. Dunque, io vado a prendere la misura più o meno di 50 cm e posiziono qua la mia piantina e sarà dove vado a piantare la prossima piantina. Una volta che abbiamo piantato le nostre piantine dovremo pensare ai tutori. Se non sapete di che sto parlando ve lo spiego in un attimo. Essenzialmente di pomodoro ne esistono di due tipi: i pomodori a crescita determinata e i pomodori a crescita indeterminata. Quando si parla di pomodori a crescita determinata si parla di piante che arrivati ad un certo punto non crescono più di tanto in altezza, tendono a fare più un cespuglio che rimane basso. Per quanto riguarda invece le piante a crescita indeterminata, quelli che si coltivano comunemente nei nostri orti per diverse ragioni, tendono a crescere allungando lo stelo e facendolo crescere in altezza indeterminatamente, nel senso che crescono fino a che hanno spazio, tempo, concime, voglia di crescere. Questo però richiede appunto che ogni pianta abbia un tutore al quale essere legata man mano che cresce. Il tutore più comune quindi sono per esempio delle canne. Semplicemente vi basterà affiancare una di queste canne accanto alla vostra pianta, poi per far sì che questa struttura tenga a lungo durante la stagione, sia resistente al vento, a intemperie varie, solitamente si costruisce una struttura con un palo bello grande in cima e in fondo e un filo che attraversa tutta la struttura e sorregge tutto l'impalco. Se si coltiva su due file sulla stessa proda si può fare invece un'impalcatura a capannello incrociando le canne al colmo, oppure se si vuole rendere ancora più resistente si può fare una sorta di spalliera e collegare tutte le canne in diversi punti a diverse altezze con del fil di ferro. Quando le nostre piante inizieranno a crescere e fare un po' di vegetazione potremmo essere intorno al 70°-80° giorno e qui già noteremo che le piante iniziano a fare veramente tanti rami e quindi probabilmente potrebbe essere necessario effettuare una potatura. Fate attenzione che la potatura si fa solo sulle piante che hanno bisogno di un tutore, quindi sono a crescita indeterminata, non su quelle a crescita determinata. Per comodità io mi divido i tipi di potatura in tre. Esiste la potatura a stelo singolo, a stelo doppio e una potatura più a sfoltire. La potatura a stelo singolo punta a mantenere un unico stelo centrale per poi eliminare tutti i getti ascellari che usciranno dalle appunto ascelle che si trovano nell'intersezione tra il ramo principale e la foglia. Magari più avanti faremo anche dei video più specifici su questo argomento, un po' più nel dettaglio. Per quanto riguarda invece la potatura a stelo doppio, si lasciano due steli principali andando a eliminare tutte le femminelle ulteriori. Per quanto riguarda la potatura a sfoltire, intendo un tipo di potatura che non intende lasciare né uno stelo singolo né due steli singoli né steli contati, diciamo, ma che magari inizialmente durante le prime fasi della stagione richiede una potatura un po' più intensiva e poi via via che si va avanti lasciamo che la pianta tenda a creare un po' più un cespuglio, magari domando le femminelle che creano rami un po' più grandi, quindi lasciando solo 3 o 4 branche e così aumentare un po' la produzione. E questo porterà più vigore ai rami che devono produrre i frutti e così magari avrete più frutti grandi e più frutti in generale per ogni ramo che produce fiori. Eccoci arrivati tra il 90° e il 100° giorno di coltivazione dei nostri pomodori dal momento nel quale abbiamo seminato il semino. In questo momento probabilmente starete raccogliendo i vostri frutti meravigliosi. Mi raccomando, raccoglieteli nel momento giusto e per sapere quando è questo momento giusto ci vediamo tra qualche video qui su questo canale per parlare anche di questo argomento. Quindi iscriviti e buona primavera. Ciao belli! Yes, thank you.